Che la Gran Bretagna sia la regina di tutti i paradisi fiscali, questo è risaputo. Grazie a tutte le isole della Commonwealth, Londra ha rapporti con Bermuda, Bahamas, Isole Vergini Britanniche, Gibilterra, Isola di Man, Jersey, Guernsey, ma anche Malta, Cipro, Gibilterra, Singapore, una volta c'era anche Hong Kong. Insomma, grazie a tutte queste isole della Commonwealth, Londra ha una marea di posti con i quali collaborare e organizzare la pianificazione fiscale di tutti i cittadini stranieri, russi, europei, italiani, francesi, americani, cinesi, che vogliono proteggere il patrimonio, abbattere la tassazione o anche nascondere i propri capitali. Tutti questi paesi comunicano in inglese. I documenti non devono essere tradotti. Si parla tutti quanti inglese. Il sistema comune di riferimento è lo stesso, è quello della common law. Non ci sono pesanti codici civili come nell'Europa continentale a cui fare riferimento. L'origine culturale, le radici dei consulenti finanziari e i consulenti tributari è la stessa, è la medesima. I sistemi sono praticamente gli stessi, non devono praticamente fare complicate traduzioni, non devono essere tradotti per tribunali che hanno diversi riferimenti. I tribunali sono organizzati allo stesso modo, il governo è organizzato allo stesso modo. Insomma, sono una serie di sistemi, di paesi, di isole integrate in un unico sistema. E al centro di questo sistema c'è la City di Londra. Questo rende il sistema inglese di protezione del patrimonio, anche di, insomma, i paradisi fiscali che fanno riferimento alla City di Londra rendono questo sistema unico, che non esiste, non ha paragoni, non ha paragoni in nessun'altra parte del mondo. Inoltre, Londra ha un vantaggio perché assicura, offre a tutte queste piccole isole tropicali del Pacifico, del Mediterraneo, offre la garanzia che questi paesi non possono offrire. Nessun miliardario russo, francese, cinese si sognerebbe mai di mettere 40 milioni di euro, di dollari su un'isoletta tropicale, ma sono disposti a farlo se c'è l'intermediazione della City di Londra. Ed è infatti che tutti quanti vanno alla City di Londra e poi la City smista questi capitali nelle diverse isole, in base poi alle caratteristiche che hanno queste isole, e anche, diciamo, alla vicinanza o alla lontananza con la residenza dell'interessato. Insomma, subentrano poi tutta una serie di fattori. Chi vuole creare una società offshore, basta che si rechi a Londra, anzi, basta che alzi la cornetta, anzi, basta che clicchi sul proprio computer che vuole, diciamo, sull'icona apri una società offshore, e Londra smisterà l'utente in una delle tante isole affiliate al sistema della Commonwealth. E questo vale non solamente per le società offshore, ma anche per conti correnti offshore, per fiduciari, per scatole vuote, per trust, insomma, qualsiasi cosa che faccia riferimento alla protezione del patrimonio o alla protezione del proprio reddito e di tutti i propri beni. Londra offre garanzie su tutta la linea. Quindi Londra, abbiamo visto, si offre come mediatrice tra tutti i soggetti che sono interessati a proteggere il patrimonio, a mettere a riparo i propri beni, e questa miriade di paesi affiliati alla Commonwealth che si comportano, hanno una legislazione tipica dei paradisi fiscali. Ma non è tutto. Questo è quello che ha fatto Londra fino ad oggi. Ed è quello che continuo a fare. Ma perché lo sto dicendo? Insomma, non sto dicendo nulla di nuovo fondamentalmente. La novità sta in un fatto. Londra è perfettamente consapevole che ormai sono anni, diciamo, che Londra, ormai anche dai tempi della Thatcher, dagli anni Ottanta, che Londra ha perso la sua vocazione industriale. L'industria inglese contribuisce al PIL per l'11%. Mentre invece in Italia l'industria contribuisce al PIL per il 22%, quindi si capisce come sono due paesi fondamentalmente identici, stessa popolazione, insomma, sono due paesi europei. Quindi è chiaro che l'Italia ha una vocazione industriale e Londra e la Gran Bretagna non ha una vocazione industriale. Ebbene, Londra e la City stanno cogliendo questa opportunità per riorganizzare il proprio business. Dunque, il settore finanziario, che è molto importante in Inghilterra, era usato spesso anche come portaerei, come, diciamo, come hub
come punto di partenza, come trampolino per americani, cinesi, russi per investire in Europa. Oggi non sarà più possibile a breve, visto che Londra sta per uscire da Brexit, sta per uscire dall'Europa, per cui diciamo, i cinesi, per esempio, non hanno più interesse a usare Londra come trampolino finanziario. E quindi tutto quel settore finanziario che si focalizzava proprio in questa attività, diciamo, di intermediazione di investimenti stranieri in Europa, non ha più questa attrattiva. Viceversa, il settore della finanza che si occupava di protezione del patrimonio comincia ad acquisire un'attrattività molto, molto interessante. Perché non ha più i lacciuoli, non ha più i lacciuoli che invece gli metteva la Commissione europea, dove c'erano Francia e Germania, che erano profondamente avverse a questa, diciamo, vocazione di Londra verso la protezione del patrimonio, verso questa, diciamo, questo sistema, diciamo, di paradisi fiscali che Londra aveva messo in piedi con la Commonwealth. Quindi adesso che Londra non ha più questi lacciuoli, può finalmente sviluppare appieno questa sua vocazione di grande paradiso fiscale. E d'altronde non hanno molte alternative, perché l'industria ormai è debole da sempre, da molto tempo in Gran Bretagna. Non hanno più i vantaggi dell'Unione Europea, quindi sarà ancora più complicato, diciamo, produrre in Gran Bretagna, perché non hanno più i vantaggi che avevano prima. Il settore finanziario non ha più i vantaggi di prima perché non ha più il trampolino di lancio dell'Unione Europea. L'unica cosa che è rimasta è la protezione del patrimonio. Quindi punteranno tutto su quello. E quindi perché sto facendo questo video? Perché noi ci occupiamo proprio di protezione del patrimonio, di tax planning internazionale e siamo pressoché sicuri che Londra diventerà una piazza internazionale molto interessante da questo punto di vista. Ok? Infatti proprio nei prossimi mesi il dottor Tagliatela si recherà a Londra per un mesetto o 2 mesi, non lo sappiamo, ancora non abbiamo deciso, proprio per studiare, per andare un pochettino a vedere cosa si dice nei corridoi, come si stanno organizzando, quali assi hanno nella manica questi consulenti inglesi. Abbiamo rapporti con molti di loro, ma è meglio recarsi sul posto, andare un po' a studiare la situazione, perché se ci saranno novità, verranno da là. Ne siamo pressoché sicuri.